devo dirvelo. Mi sono spiegata. Non ci siamo proprio capiti. Ho detto guardatemi in faccia. Io lo so che cosa volete voi. E per di più non volete aspettare. E va bene, scendete giù. Alt, una guardatina e basta. Bentornati in soffitta. Per questo viaggio nel tempo alla scoperta di una delle icone più affascinanti e talentuose del cinema e anche in questo caso della musica italiana, oggi vi racconterò della bellissima Carmen Villani. Ve la ricordate? Questa straordinaria artista ha lasciato un segno indelebile negli anni 70, diventando una vera e propria sex symbol. Ma la sua carriera non si è limitata solo alle pellicole piccanti della commedia sexy all'italiana. Carmen era molto di più di ciò che appariva e oggi vi racconterò la sua storia. Siamo appena all'inizio, guardatemi in faccia. Abbiate un momento di pazienza, rilassatevi, mettetevi comodi. C'è ancora tutta la storia da raccontare. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata, ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti. Senti, facciamo un patto noi due, tu mi aiuti a disfare le valigie. E tu che mi dai a me? Potrei farti dare una guardatina. Solo una guardatina? Va bene, decidiamo dopo. Carmen Villani, nata a Navarino il 21 maggio del 1944, inizia la sua carriera di cantante nell'orchestra di Fred Buscaglione alla tenera età, pensate un po', di 15 anni. Carmen si esprime al massimo come cantante negli anni 70, conquistando subito una grande notorietà per le sue doti canore, ma anche per la sua sensualità e il suo carattere disinibito. Il suo primo successo musicale si chiama Bada Caterina e la porta subito in vetta alla hit parade italiana. In televisione, Carmen Villani lavora come conduttrice di numerosi varietà dell'epoca insieme al duo comico Rick e Gian e in coppia con Pippo Baudo porta avanti il varietà della domenica pomeriggio di Rai 1, Domenica con noi. La Villani all'epoca è all'apice della sua fama di cantante e gira in lungo e largo la penisola, arrivando a esibirsi nel 1972 in ben 160 serate musicali. Non solo una straordinaria cantante, Carmen si trasformò anche in una delle icone principali della commedia sexy all'italiana, un filone cinematografico di grande successo in quegli anni. Con il suo fascino irresistibile, il suo talento naturale e la sua indiscutibile bellezza fisica, la rendevano, insieme ad altre donne bellissime come Edwige Fenech, Barbara Boucher, Gloria Guida e Annette Cassini, perfetta per diventare protagonista del filone degli anni 70. Bene, continuo io. Io tengo la scala, eh. E io tengo la gamba. Piano. Oh, senza cascare piano, perché... Piano, ecco, piano. Intanto qui bisognerebbe fare una bella pulizia. Con tutta sta polvere non si sa neanche dove mettere le mani. Se potessi venire più spesso. Sì. E poi... c'è una confusione. Camera, a me mi gira pure la testa. Carmen conquistò il cuore del pubblico recitando in una serie di pellicole memorabili. Film come La Supplente, per la regia di Guido Leoni, in cui interpreta un insegnante molto speciale, alle prese con adolescenti in piena tempesta ormonale e spasimanti vari, e L'amica di mia madre sono solo alcuni dei tanti successi che hanno consacrato Carmen come un'icona del cinema italiano. E va bene, metallurgico. Crittogame. Crittogame. È scritto? Oh, tutte le piante si dividono in queste due grandi categorie. Crittogame. Sì, ho scritto. Ecco, bravo. Allora dicevamo crittogame e fanerogame. Oh, adesso... mi è caduto il gel. La sua carriera cinematografica decolla nel 1962 con la pellicola Un uomo da bruciare, per la regia di Valentino Orsini e i fratelli Taviani. La filmografia della Villani nel filone della commedia sexy è considerata un'icona dell'epoca. Alcuni dei titoli più noti includono L'amica di mia madre, Lettomania, La supplente va in città, La signora ha fatto il pieno, L'anello matrimoniale, Grazie tante arrivederci. I film, spesso caratterizzati da una certa dose di sensualità, affrontano tematiche sociali e sentimentali con uno sguardo fresco e riverente. Marito vero, quando si sposa, si dà da fare, anche di notte. E io non posso. Sarà un esaurimento, chiamalo come vuoi tu, ma io in queste condizioni non ce la faccio.
non lasciamoci ingannare dalle etichette e dalle leggende create intorno alla sua carriera. Carmen Villani era molto più di una sex symbol. Era un'artista autentica, genuina e dotata di una recitazione spesso purtroppo sottovalutata. La sua spontaneità e il suo spirito frizzante la rendevano irresistibile sullo schermo e fuori, conquistando il cuore di chiunque la conoscesse. Se sei d'accordo con me, lasciami un like. Contrariamente a quanto spesso si è creduto, l'erotismo nelle sue pellicole non è meno blando rispetto a molte altre. La Villani è sempre stata una donna schietta e genuina e non si è mai scandalizzata di interpretare ruoli scollacciati. Mettiti a nanna che intanto io disfo le valigie. Ma non sulla vestaglia però, l'ho presa a Parigi. Beh, e allora? E allora brutale come sei, con queste mani virili e forti, me la sciupi tutta. Tuttavia, la sua carriera televisiva e cinematografica subì un declino a partire dalla metà degli anni 70. A questo punto vorrei aprire una piccola, doverosa riflessione. Con questo podcast abbiamo conosciuto la storia di molte attrici legate al decennio della commedia sexy all'italiana. Molte di loro, passato quel periodo, sono state dimenticate dai registi e dal pubblico. Altre hanno ceduto al voyeurismo di quest'ultimo che voleva vedere sempre di più. E così, la commedia scollacciata è stata solo l'anticamera delle luci rosse per chi voleva continuare a lavorare nello spettacolo. Ma che guardate, paranoici? A me mi è cascato il gesso. Che frana che siete! Purtroppo quella del cinema e dello spettacolo in generale è una macchina spietata. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e quale storia vorresti vedere raccontata in questa rubrica. Carmen Villani era molto affezionata a suo marito, il regista Mauro Ivaldi, con il quale aveva condiviso sia la vita personale che artistica. La prematura morte di Ivaldi rappresentò un duro colpo per la Villani, che decise di allontanarsi dalle scene e ritirarsi a vita privata nei primi anni 90. Si trasferì in campagna e poi vicino alla figlia, cercando di elaborare il dolore e dedicandosi alla vita familiare. Resta comunque il rammarico che un'artista completa non sia riuscita a entrare nel ristretto Olimpo delle più belle voci femminili della musica italiana e che sia quasi del tutto dimenticata e che alcuni di lei si ricordino principalmente solo per i ruoli piccanti recitati, peraltro con molta ironia sul grande schermo. Ma che strano odore c'è qui dentro, ma forse si è rotta la bottiglietta dell'acetato d'ammonio? No, sono io che ho messo un po' di acqua di colonia. Ah, ho capito, vabbè, comunque su presto, sono già in ritardo. Oh, le cose che devi fare oggi sono queste, devi liberare quel ripiano e riporre le provette. Oh, poi devi dare una spolveratina a quei fossili, i pezzi geologici, spolverare bene i rettili, ma mi raccomando, con delicatezza. Oggi, sebbene il grande pubblico possa ricordarla principalmente per i suoi ruoli nel cinema sexy, con questo podcast voglio rendere omaggio a tutta l'arte e il talento di Carmen Villani. La sua voce meravigliosa, la sua bellezza e la sua simpatia hanno lasciato un'impronta nella cultura italiana. Ma Carmen non è stata purtroppo l'unica attrice ingiustamente dimenticata. Guarda cosa è successo a quest'altra bellissima e talentuosa artista cliccando sul video qui a fianco.